Chissà, si chiedeva Schiavone, magari Sebastiano era all'estero, magari aveva rinunciato a cercare in sobbagli occhi e a portare a termine la sua vendetta, magari non ci credeva neanche lui. Prendere l'infame era diventata l'unica ragione di vita di Sebastiano. Rocco ancora conservava il biglietto che gli aveva lasciato sul letto d'ospedale quella notte, poco prima di Capodanno, e la foto che si era scattato appropriandosi per gioco del cellulare del vicequestore. Ogni tanto lo osservava e sorrideva. Nonostante Rocco fosse un uomo abituato alla perdita, le armi che usava per reagire, per non sprofondare nel pozzo dei ricordi, erano spuntate. Ci ricascava sempre. Bastava un profumo, una frase, uno sguardo o una somiglianza per ritrovarsi in un luogo fuori dal tempo, in uno spazio vago e sbiadito, dove giacevano frammenti della sua vita.